quando continueremo a scendere in ogni piazza, in ogni strada e a portare le nostre voci, le nostre idee in ogni singola scuola del nostro paese. Se non cambierà, lotta dura sarà. 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 Allora, oggi sotto al Ministero perché? Oggi eravamo qui sotto al Ministero proprio per denunciare quella che è una situazione non più accettabile per noi studenti. Non è solo una questione di diritto allo studio che invece comunque continua ad essere negato e non garantito, però si sono aggiunte nell'ultimo anno tutta una serie di situazioni che di certo non riescono a tutelare quelli che sono i diritti di noi fasce generazionali più giovani, a partire dal diritto di manifestare. E abbiamo visto l'anno scorso studenti manganellati, così come il disegno di autonomia differenziata, che non fa altro che alimentare le diseguaglianze nel paese tra regioni e all'interno delle classi sociali. All'interno della scuola l'autonomia differenziata si traduce come di fatto una distruzione di quello che è il sistema di welfare scolastico. Basta pensare a regioni del sud che magari non saranno più in grado di assicurare una equità all'interno delle materie, o regioni che si metteranno a legiferare all'interno dei programmi scolastici. Allo stesso tempo oggi vogliamo denunciare un tema che sta tanto a cuore a noi studenti. In Palestina più di 500.000 di studenti non può andare a scuola. Questo è un problema molto grave su cui il governo italiano non si sta minimamente muovendo, e noi crediamo che invece bisogna muoversi, perché lì è in atto un genocidio. Bisogna terminare quanto sta compiendo il governo di Netanyahu. Bisogna riconoscere lo Stato di Palestina e bisogna portare avanti delle mosse diplomatiche che siano davvero reali. Noi oggi lanciamo uno slogan che è: liberiamo il paese. Liberiamo il paese da questi problemi, ma soprattutto da un governo che non riesce nemmeno a dichiararsi antifascista. Ciao a tutti e a tutte. Oggi siamo qui di fronte al Ministero dell'Istruzione per inaugurare un nuovo anno scolastico. Se in questo autunno, a partire da domani, libereremo il paese dal caro libri.